Bella a tutti ragazzi, sono Cibera, come il solito. È luna di notte, perché se io non registro a luna di notte non mi sento a mio agio. È per quello che registro sempre ed esclusivamente a luna di notte con la mia fotocamera e con il mio LED. Perché non mi sento a mio agio, raga, non mi sento a mio agio. Però, raga, facciamo così. Prima di partire col video direi che possiamo fare una cosa. Visto che ho visto che l'ultimo filtro vi è piaciuto veramente tanto, anche perché mi ha fatto tipo 1800 visual, mi pare più o meno, e 90 like, visto che comunque questo qua, raga, potrebbe essere addirittura meglio di quel filtro lì. Lo sto utilizzando spesso in questi ultimi giorni, mi sta portando veramente, veramente tanti crediti, perché è un filtro veramente, veramente ottimo. Quindi per questo vi chiedo, raga, so che ce la potete fare, ya famo, raga, ya famo, raga. 80 likes e io prometto che me ne porto un altro ancora, perché ne ho studiato anche un altro che funziona, funziona, ma vi tengo lì sulle spine perché non ve lo porto subito. Voglio vedere se lo volete veramente, quindi 80 likes io ve lo porto. Raga, attenzione, attenzione, ho trovato un filtro che paura, raga, paura. Allora, come ruolo dovete mettere ATT, nello stile intesa dovete mettere cacciatore. Perché uno è uno di quelli che appunto serve di più per migliorare le stats dei giocatori e quindi è veramente spesso utilizzato. Io ho guardato adesso che è luna di notte e il minore si trova intorno ai 2000 crediti. Vedete, entro 10 minuti più o meno si vende. Quindi volendo, contate che su 2000 crediti sono 100 crediti di stats, quindi se noi ci mettiamo a 1800, quindi faremmo 100 crediti di plusvalenza, trovassimo uno di quei tre marci lì, ma trovassimo uno buono, ci possiamo fare anche 1000-2000 crediti a carta. Ci troviamo dei bronzi anche a 200, possiamo farci 2000 crediti a carta. Quindi raga, proviamo. Adesso io proverò a sniperare in diretta, ma la vedo veramente dura, veramente veramente dura. Io contate che sto sniperando qua adesso che sono luna di notte, quindi non troverò sicuro nessuna, raga. Io ci provo, lo faccio per voi, lo faccio per voi, come Ciccio Gamer. Raga, io provo, però non vi assicuro niente perché questa qua, cioè nemmeno i malati di mente giocano, quindi ci gioco solo io che devo registrare. Però se trovo qualcuno, lo faccio vedere. Che palle quando si bugga, cioè rallenta un quel minimo che ti fa sbagliare il ritmo dello sniping, allora sbagli e ti fa uscire. Ecco, tipo adesso, lì perché rallenta un pelo. Io purtroppo non vi assicuro niente perché, raga, è luna di notte, quindi purtroppo penso che non uscirà nessuno. Però se voi lo fate durante gli orari caldi, quindi io vi consiglio di farlo quando, soprattutto in Italia, si esce da scuola. Quindi fatelo dall'una, però vi consiglio più dell'una e mezza, fino alle 4:30. Quello è l'orario perfetto per farlo perché esce molta più gente, ovviamente, qua è luna di notte. Essendo i server basati soprattutto su l'Italia, qua in Italia ovviamente, soprattutto in Europa, c'è pochissima gente che gioca a luna di notte. Quindi, raga, purtroppo penso che non troverò nessuno. Però voi considerate una cosa: considerate che se un giocatore sta intorno ai 1000 crediti, più o meno, prendiamo un esempio, Musa. La carta cacciatore costa intorno ai 5000 crediti. Solo che la gente, quando va a vendere un giocatore come Musa, non è che sta lì a vedere se c'è la carta cacciatore, va a vedersi il prezzo della carta cacciatore o cazzate varie. E quindi la lista. Puttana, raga! Raga, adesso per farvi vedere, Gamero a 1600. Adesso voglio cercare Gamero cacciatore a quanto sta. Io adesso vaffanculo, stavo parlando, non mi sono reso conto che era uscita. Allora ci ho messo un po' a guardarlo e sniperarlo. Comunque voglio vedere quanto sta cacciatore Gamero. Vedete, 2007. Ok, 2006 c'è una carta, quindi avreste avuto tipo un profitto di 1000 crediti. Che, oh, raga, buttate. Non so voi, se volete buttarli via, fate come volete. Questo era un piccolo esempio. Io purtroppo sono stato lento, perché sono stato lento come un gay. Però, dai, raga, uno ve lo voglio portare, cazzo. Una sniperata almeno. La sniperata mitica dell'una di notte.
Topolsky a 7,50. Anche se non si venderà nulla, raga. Però è solo per prenderne uno. Vuoi vedere però quanto sta Podolski cacciatore? Vabbè, se sta poco ve ne stai per un'altra. Allora, Podolski cacciatore. Vabbè, 1.800 non ci sta. Vediamo 2.000. E la... Ah no, mi sa che qua non sta tipo nemmeno a 3.100. Ci sta però, considerate. Ecco, quando vedete questi casi qua, considerate il fatto che a 3.100 non ve lo comprerà mai nessuno. A meno, cioè, a meno che proprio sia qualcosa di strano, perché Podolski gioca in un campionato di merda e non ha nemmeno delle stats assurde. Quindi il consiglio che vi do io è: guardate quanto l'avete comprato. Io l'ho comprato a 850. Contate il fatto che sotto i 3.100 non ci sono carte cacciatore. Quindi, se uno è intelligente, che magari c'è un giocatore che vuole utilizzare Podolski con cacciatore, non è che compra Podolski a 850 e poi va a comprare la carta cacciatore a 5.000, perché sarebbe stupido. Quindi, se voi vedete che l'ultima carta era a 3.100, fate così: mettetelo all'asta. Io l'ho comprato a 750, lo mettete all'asta, mettiamola 1.700, così ci facciamo 1.000 crediti se non me lo va a comprare al compra ora. E compra ora, azzardiamo, raga, mettiamo a 2005. Mettiamo a 2005, così se ce lo compra a 2005 molto meglio per noi. Ma se ce lo compra a 1.700 noi siamo comunque a posto, abbiamo fatto il nostro. E poi, raga, ovviamente se non ve lo comprano, bam, lo rimettete a 2004, 2003, fino a quando non ve lo comprano, bam bam bam, lasciando sempre 1.700. Oh, raga, prima o poi fidatevi che lo comprano. Fidatevi di me, lo faccio da 2 settimane sto metodo. Se riesco me ne snapperò un altro, dai. Vai, sono carico, raga. Voglio far partire l'hashtag, raga. La sniperata dell'una di notte. Nei commenti, raga. Raga, sono un coglione. Plea, cacciatore, si vende a un botto, sono ritardato. Comunque vedete che ne escono un bordello, raga, ne escono un bordello. E beh, adesso in realtà non ne escono un bordello, però è l'una di notte e ne sono già usciti tre, e che avrei rivenduto almeno 1.000 crediti a carta. Almeno. Solo che non sono uno di quei matti che snipera tutto il giorno, quindi non sono molto preparato. E quindi ogni tanto, soprattutto quando escono così poche carte, ogni tanto me le perdo. Devo migliorare sotto quell'aspetto lì. Oh, raga, non vogliono uscire. Ma io sto qua, sto qua, state tranquilli che uno lo pesco. Oh, raga, purtroppo mi sa che non esce più a quest'ora, quindi mi sa che vi devo salutare. Però spero che questo video e questo filtro vi saranno utili. Ma anche se sono sicuro che vi sarà utile, perché a me ha portato tantissimi crediti, quindi li porterà anche a voi. Quindi nulla, raga, ci salutiamo e ci becchiamo al prossimo video. Oh.